Amen, amen. Pace a tutti voi. Siete a casa, state ascoltando. Ma l'invito è a partecipare con noi, a dare lode al nostro Signore, a celebrare il nostro Signore che ha fatto ogni cosa per noi. Certo, la domanda al nostro Signore è che tutto ciò possa finire presto, che presto possiamo ritornare, diciamo, alle riunioni insieme, affinché insieme possiamo lodare il Signore come un tutt'uno. Ma nonostante ciò vogliamo comunque lodarlo, benedirlo, non ci vogliamo dimenticare, diciamo, di quello che Lui è per ognuno di noi. Io ho qui un versetto che dice: offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con canti di gioia. Bene, Dio ci chiede sempre, no, questo, e noi lo vogliamo fare veramente con tutto il nostro cuore, perché a chi è richiesto di offrire sacrifici? Qui dice all'inizio del Salmo: ai riscattati dell'Eterno, a coloro che sono stati comprati con il sangue di Cristo. Bene, noi vogliamo rispondere a questo appello, vogliamo dire: sì Signore, io voglio glorificare il tuo nome, io voglio innalzare il tuo nome, io voglio riconoscere che tu mi hai salvato, che tu mi hai liberato, che tu mi hai riscattato, e lo voglio fare con tutto il mio cuore, con tutto me stesso. Quindi offriamo questa lode al nostro Signore, al nostro Dio. Grazie Padre, grazie, perché tu sei buono, alleluia, tu sei l'Altissimo, alleluia, e noi, oh Signore, siamo qua al trono della tua grazia, davanti a te, oh Signore, per offrire sacrifici di lode, alleluia, perché abbiamo riconosciuto che tu sei l'Altissimo, che tu hai fatto ogni cosa, hai operato ogni cosa per ognuno di noi, e siamo qua questa mattina, noi qui, ma anche coloro che sono a casa, oh Signore, ma tu sei in mezzo a noi, alleluia, perché dove due o tre sono radunati nel tuo nome, tu sei in mezzo, alleluia, e noi crediamo in questo. E io chiedo, Padre, nel nome di Gesù, che questa mattina ognuno di noi possa essere veramente preso da questo ardore di dare gloria al tuo nome, preso anche dalla fame della tua parola, essere assetato di te, alleluia, affinché possiamo essere riempiti, alleluia. Grazie, oh Padre, per l'opportunità che ci dai ancora questa mattinata. Vogliamo offrire questo tempo alla tua gloria. Lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, nel nome perfetto di Gesù. Amen, amen, alleluia, amen, prego. Alleluia, Gesù. Amen. Buongiorno, Chiesa. Sì, come ha detto il pastore, anche oggi vogliamo dare il nostro sacrificio di lode e di adorazione al Re dei Re, il Signore dei Signori, alleluia. Lui che è degno, Lui che solo lo merita, alleluia. E vogliamo cantare di come è preziosa la sua grazia in questo tempo, che è difficile, come sappiamo, ma appunto la sua grazia sovrabbonda e vogliamo viverla ogni giorno. Signore, ti preghiamo che tu realmente tu possa abbondare della tua grazia, della tua misericordia sulle nostre vite, Signore. E di questo vogliamo cantare, vogliamo glorificare Dio per la sua grazia, che è abbondante e che realmente ci ha strappato dal peccato e che, nonostante i tempi difficili come questi che stiamo vivendo, ci permettono di vedere oltre. Amen. Alleluia. E vogliamo cantare insieme: questa è la grazia tua. Y
hai fatto in me. I nostri presi sulle sue spalle, alleluia, e li ha portati sulla croce, ci ha reso liberi, alleluia. Non vogliamo che questa pandemia ci faccia sentire ancora schiavi. Gesù ha preso ogni nostro peso e anche l'oppressione che senti in questo momento in casa tua, abbandona ai piedi dell'agnello, alleluia. Lui che ha pagato il prezzo per ogni cosa, Lui che ha pagato il prezzo per la tua preoccupazione, per il peso che senti in questo momento. Affidiamoci a Lui con tutto noi stessi e Lui ci libererà. Lui spezzerà le catene che ti tengono imprigionato questa mattina, alleluia. Lui ti vuole liberare, Lui ti vuole dare un nuovo respiro, alleluia. Perché Lui è l'Eterno che salva, alleluia, alleluia. Questo vogliamo cantare questa mattina. Vogliamo dichiarare che Lui realmente è ancora potente a salvare. Sì, il suo braccio è disteso, pronto per salvare. Amen. Alleluia.
portato la vittoria sulla croce del Calvario. La morte non l'ha potuto trattenere, alleluia. Ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato e ancora una volta sconfiggerà ogni cosa che opprime la tua vita, alleluia. E oggi sarai libero per davvero, libera per davvero, alleluia. Dichiaralo, alleluia, lì dove ti trovi. Permetti allo Spirito Santo di intervenire nella tua vita, alleluia. Che Lui è Dio potente a salvare, ancora oggi. Che la tua mente non sia succube di quello che stiamo vivendo in questo momento nel mondo, ma puoi concentrarti su quello che Dio ha fatto, quello che Gesù ha fatto, la sua opera meravigliosa di redenzione per la tua vita, alleluia. Qualsiasi malattia che ti opprime, possiamo sgridarla insieme nel nome di Gesù, alleluia. Nome onnipotente, e Lui stesso ci ha dato la podestà, l'autorità per proclamare il suo santo nome sulle nostre vite. Qualsiasi cosa che chiederete nel mio nome, dice Gesù, la otterrete, la avrete, alleluia. Il Padre che nel cielo vede qual è la nostra necessità e Lui come un Padre buono è pronto a provvedere, alleluia. Possa prendere nuova vita, alleluia. Entrare alla tua presenza con canti, con lodi sulle nostre labbra, alleluia. E contemplarti per quello che sei. Sei un Dio di amore, un Dio di pace, un Dio di misericordia. Anche contemplarti per quello che fai, le tue opere potenti, come abbiamo cantato, l'opera di Gesù sulla croce. Ma tu oggi non ti vuoi fermare, vuoi continuare a intervenire e operare nelle nostre vite.
Continua a operare, Padre. Continua a operare, Gesù. Continua a operare, Spirito Santo. Tu sei un Dio che va al di là di quello che noi possiamo credere o vedere. Tu sei il Dio del soprannaturale. E anche se noi che siamo qui non vi vediamo in carne ed ossa, ma preghiamo, abbiamo fede che Dio sta intervenendo lì nelle vostre case, alleluia, che voi potete sentire tangibile la presenza di Dio, alleluia, alleluia, che nelle vostre case veramente venga costruito un altare, come abbiamo sentito, e un profumo sale alla tua presenza, Signore, alleluia. Tu stai intervenendo, alleluia, che tu ti compiaci di questo, Padre. I nostri cuori siano preparati anche per ascoltare quello che tu ci vuoi dare questa mattina, quello che è il tuo messaggio per noi, e ti chiediamo che la tua unzione sia sul tuo servo di cui tu ti vuoi servire stamattina per dare una parola, per dare nuovo coraggio, per dare nuova forza, nuovo vigore, alleluia, alleluia. E ogni cosa, Padre, la chiediamo nel nome di Gesù, amen, amen, amen. Alleluia. Gloria al nome di Gesù, alleluia, alleluia Gesù, alleluia, alleluia, amen. Vogliamo appetire nella parola di Dio, del latte puro della parola, come diceva l'Apostolo, ed egli non mancherà di soddisfare le esigenze dell'anima. Quando l'anima è affamata, alleluia, affamata di Lui, affamata della Sua parola, egli certamente la soddisferà. Vogliamo quindi prepararci all'ascolto con questa ricerca della sua parola. E quindi voglio invitare fratello Elia a venire avanti, il quale questa mattina ci porterà la parola di Dio. Amen. Prego Elia. Gloria a Dio, benvenuti a questa riunione anche questa mattina, che il Signore benedica la tua vita fratello, la tua vita sorella, la tua vita amico che stai ascoltando o che ascolterai anche questa riflessione di questa mattina, che possa essere il Signore la tua forza, il tuo sostegno e la tua guida giorno dopo giorno. Settimana scorsa, pastore ha parlato, non è questo il soggetto di oggi, di una cosa molto importante che deve essere per me, per te, per tutti noi, un punto di riferimento. Era seminare secondo giustizia. Che cosa? Qualcosa di speciale che viene dal Signore. E poi abbiamo sentito che c'è da dissodare qualcosa. Un campo nuovo, perché tra le spine frutto non se ne vede. Quest'oggi insieme a voi, partendo da questo, mi è venuto in cuore di trattare un argomento conosciutissimo, che i fratelli in Cristo, avanti nella fede, l'avranno letto, riletto, sentito parlare decine, forse anche centinaia di volte. Geremia 18. Il vasaio e l'argilla. Ma prima di passare a questi sei versi, voglio leggere solo come monito per me e per tutti noi quello che dice sempre Geremia, capitolo 1, dal verso 7. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso le acque, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo, le sue foglie rimarranno verdi. Nell'anno della siccità, dell'avversità, non ha alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. E poi dice una cosa che vale
valeva, vale e varre anche domani. Verso 9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insaziabilmente malato. Chi può conoscere? Chi lo può conoscere? È un po' su questo punto che io mi sono voluto focalizzare e faremo questa riflessione di Isaia, di Geremia, scusate, 18. Lo imposteremo su, possono sembrare due riflessioni, ma messe insieme ha un significato, due punti. Un vaso al servizio del Signore Gesù e un vaso di terra per la potenza di Dio. Mandiamo alla scrittura. Alzati, la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dicendo: alzati e scendi nella casa del vasaio, là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi nella casa del vasaio ed ecco egli stava facendo un lavoro alla ruota. Ma il vaso che stava facendo con l'argilla si guastò nelle mani del vasaio. Così, cominciando da capo, egli fece con essa, e voglio ripetere, con essa, con la stessa argilla, un altro vaso, come parve bene agli occhi del vasaio. Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: o casa di Israele, non posso fare con voi come ha fatto questo vasaio? Fin qui la parola del Signore, fratelli. Poi prenderemo qualche altro verso man mano che andiamo avanti in questa riflessione. Il Signore Gesù, l'Eterno, quando ha creato l'uomo, questo lo trovate in Genesi 2, verso 7 e verso 8, ha preso dalla polvere della terra, ha preso della girla, ha preso della terra, gli ha soffiato dentro un alito di vita ed è diventato un uomo. Il vasaio, l'argilla. Due elementi che spesso nella scrittura sono stati presi come esempio di come siamo noi uomini, come siamo noi persone. Ma andiamo per ordine. Il vasaio che lavora alla ruota. Un grande esempio di insegnamento di come il Creatore elabora, crea, modella la materia che lui ha a disposizione. Cosa ha fatto Gesù? Cosa ha fatto il Signore? Ha elaborato, lavorato la materia che aveva a disposizione. Cosa ha a disposizione il Signore Gesù? Cosa? Non voglio una risposta, ma risponde tu stesso a Dio, me stesso a Dio. Cosa ha a disposizione il Signore Gesù? Cosa già nelle sue mani? L'argilla di per sé, da sola, non può fare nulla. Resta tale e non ha nessun valore. Allo stesso modo possiamo dire, fratelli, la creatura senza il creatore, cosa può fare? Non può fare nulla. Rimane esattamente come l'argilla. È il vasaio che ha la facoltà, la prerogativa di scegliere cosa creare, cosa realizzare. È il vasaio che crea e realizza il vaso che vuole o che gli serve in quel momento. Il Signore Gesù mi ha salvato, ti ha salvato, ci ha salvato, ci ha riscattati per fare ciò che a Lui gli era più gradito. Farti un suo ministro, farti un suo servo, farti un suo ambasciatore. Un vaso che serve per il suo regno. Ma una cosa c'è da dire. L'argilla, prima di diventare un vaso, qualsiasi contenitore utile, deve essere estratta dal suo luogo, trasportata in casa del vasaio e da quel momento inizia la lavorazione
al momento opportuno, quando il vasaio ritiene che è arrivato il momento di usare quell'argilla. C'è un verso in Isaia 51, verso primo, che dice: ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia e cercate l'Eterno. Guardate alla roccia, dunque siete stati tagliati, e alla buca della cava da cui siete stati cavati. Guardate, voi che temete il Signore, dove eravate? E cosa il Signore sta facendo, ha fatto e vuole fare? L'argilla non ha una forma, non ha nulla di attraente. E anche io e te, tutti noi, senza il Signor Gesù, non siamo niente di speciale. Siamo privi di qualsiasi forma e di qualsiasi bellezza. Il profeta Isaia disse addirittura di Gesù: è venuto in forma di servo, senza forma né bellezza alcuna, ed è stato disprezzato, ma era il principe. Il Signore ti vuole fare un principe, ma vuole che tu accetti di diventare un vaso. E per diventare un vaso c'è bisogno di una trasformazione, c'è bisogno di una lavorazione, c'è bisogno di accettare alcuni passaggi che ora vedremo. Gesù, proprio quell'argilla che è una bellezza, che non è speciale, è venuto a cercare, è andato a scavare una massa che è una forma. L'argilla dal vasaio viene prelevata, scavata dalla fossa, da quel punto dove essa si trova, viene portata a casa. Ma c'è un altro verso che voglio mettere alla vostra attenzione. Il vasaio preleva l'argilla dal suo luogo. Il vasaio è venuto a prenderti dove tu eri. Primo Re 6, verso 7. Per la costruzione del tempio si usavano pietre già squadrate alla cava. Così durante la costruzione del tempio non si udivano rumori di martello, di ascia o di altro strumento. Per essere parte del Tempio del Signore c'è bisogno che nella casa del vasaio, nella cava, nell'officina avvengano le lavorazioni, avvengono le trasformazioni, i modellamenti, gli aggiustamenti che servono per essere quello che il Signore vuole da me, da te e da tutti noi. C'è un però, e mi piange il cuore doverlo dire, ma purtroppo è così. Ci sono però persone, anche tra quelli che con la bocca si definiscono cristiani, che non vogliono essere portati nella casa del vasaio. Preferiscono restare argilla, quella massa informe che non ha un preciso utilizzo. Non mi toccare, lascia stare la mia vita. Non voglio cambiare, non lavorarmi, non lavarmi, non togliere le pietre. Lasciami stare così, potremmo dirne tanti ancora. Ma il Signore Gesù ha un progetto, uno stupendo progetto per me, per te e per me, per tutti noi, per tutti coloro che credono, per tutti coloro che vanno ai suoi piedi e dicono: lavami, trasformami, cambiami. Il vasaio, quando arriva a casa col suo blocco d'argilla, che in quel momento non ha niente di particolare, quel blocco d'argilla che ha prelevato poco prima dal suo luogo, la prima cosa che fa, la lava.
toglie via quei residui di terra e di sassi che sono visibili. Toglie le impurità che sono visibili all'esteriore. Cosa ha fatto il Signore Gesù per me e per te? Ci ha lavato col suo sangue. Ma non si è limitato all'esteriore, è andato oltre, e adesso vedremo. Anche Gesù con i credenti, la prima cosa che ha fatto è stata quella di lavarli col suo sangue. Non si può desiderare di diventare un vaso utile nelle mani del nostro Maestro senza accettare di passare per il processo di pulizia e di purificazione. Non si può diventare un vaso nelle mani del Maestro usato per la sua gloria senza accettare prima di tutto di essere stato lavato con il suo prezioso sangue e dire sì Signore, voglio che cominci in me quel processo di purificazione. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, fianco a fianco con te. Dopo averla lavata, comincia il processo di trasformazione, di lavorazione, di purificazione. Il vasaio prende l'argilla, la solleva, la manipola, la schiaccia e poi la sbatte a terra ripetutamente, con forza. E a questo punto che l'Eterno disse a Geremia, guarda come fa il vasaio. E poi gli domanda, posso fare io con te la stessa cosa? Se il Signore farebbe questa domanda ancora oggi, ad ognuno di noi, quale sarebbe la risposta? Quale sarebbe la risposta? Perché il vasaio fa tutto questo? Perché? Perché la sbatte a terra quella che è la sua argilla ripetutamente e con forza? Per essere certo che al suo interno non vi sia un'impurità bolle d'aria che potrebbe far rompere il vaso. Vi spiego adesso perché. Se c'è dell'aria nell'argilla, se c'è qualcosa di nocivo, non si potrà mai avere un vero vaso. Quando il vaso è nel forno, se nell'argilla ci sono ancora delle bolle d'aria, con il calore queste si espandono e il vaso va in frantumi. Se ci sono delle impurità nella mia e nella tua vita, se c'è dell'io che ancora vuole primeggiare nella mia e nella tua vita, il vaso si rompe. Il vaso si rompe quando? Quando arriva la prova del forno. Bisogna fare molta attenzione a tutte quelle cose che sembrano cose banali, di poco conto, insignificanti, piccolezze. Ma che alla fine si dimostrò di essere quelle bolle d'aria. Quelle bolle d'aria che fanno la differenza. Voglio fare adesso un esempio che va fuori da questo contesto, ma per farci capire come il Signore lavora. Un giorno una persona dopo aver ammirato un meraviglioso, come posso dire, una meravigliosa scultura di granito che aveva la forma di un elefante, che era stato realizzato da un unico blocco di granito, ebbe il piacere di incontrare personalmente l'autore di quella stupenda statua. Questa persona chiese allo scultore come aveva fatto a realizzare un simile capolavoro. Come era possibile ricavare una figura così perfetta e bella da un blocco unico di granito? L'uomo senza Dio è un blocco di granito. Ma c'è stato qualcuno, e c'è qualcuno, che è capace di scalfirlo e di farne qualcosa di bello.
Lo scultore, per tutta risposta, disse al suo interlocutore: vieni con me. Gesù cosa disse ai discepoli? Maestro, dove dimori? Venite e vedete. Lo portò nel suo laboratorio e gli disse: prendi martello e scalpello e seguimi. Lo portò vicino a un nuovo blocco di granito e gli disse: ora comincia a scolpire l'elefante. La persona si avvicinò a quel grosso cubo di granito e gli disse: che cosa devo fare? Lo scultore, sorridendo, gli disse: comincia a togliere da quel blocco di granito, tutto quello che non ti sembra essere un elefante. Anche per noi oggi vale la stessa cosa. Se non viene tolto dalla mia, dalla tua, dalla nostra vita, ciò che non mi porta, non ci porta ad essere, somigliare al Signore Gesù, non ci fate mai essere un vaso adatto al servizio del Maestro. Ecco dove c'è lo scalpello, ecco dove c'è il martello, ecco dove c'è la lavorazione dell'argilla. Perché vogliamo essere qualcosa di bello nelle mani del Maestro. Sono pronto io? Siamo pronti noi a dire: Signore, aiutami, modellami, modificami, formami. Fa tutto ciò che tu vuoi e fa sì che io sia qualcosa di valido per te. Voglio essere un vaso adatto al servizio del Maestro? Se voglio essere, devo permettere al vasaio di lavorare. Adesso vediamo un attimino in particolare le lavorazioni. Il vaso, per poter prendere quella forma, l'argilla per prendere quella forma, ha bisogno di essere messo sulla ruota. E non è una ruota che ferma, ma è una ruota che gira. Perché l'argilla, per poter cambiare forma, per prendere la forma di vaso, essere lavorata, ha bisogno di essere in movimento. E permettetemi di faccia ancora. Questo è un problema per l'uomo. All'uomo non piace stare sulla ruota. Perché? Perché fa male, porta problemi, provoca dolore, significa rinunce, eccetera, eccetera. Qualche volta il vasaio non riesce, perché il vaso si rompe, c'è ancora qualche impurità, ma non si scoraggia, abbiamo letto. Con la stessa argilla ricomincia da capo, ricomincia il lavoro, con amore, con passione, con dedizione. Lo rimette di nuovo sulla ruota, perché vuole fare un'opera adatta per l'uso a cui è destinata. Molti vogliono essere usati da Dio, ma stare sulla ruota, no? Non vogliono accettare la formazione, non vogliono accettare la scuola. Non sarà possibile fare o diventare ciò che Dio vuole se non si è disposti a restare sulla ruota. Non mi fraintendete, e non voglio essere neanche offensivo per nessuno. Si va in chiesa, si canta, si loda, si prega. E la ruota? Ah, quella no. Se non si è disposti a fare quello che il Signore vuole, rimanere su quella ruota, cosa rimane di tutto quello che io faccio, che facciamo? Qualcosa di valido, qualcosa di utile o solo abitudine?
C'è una cosa, fratelli, che deve essere di incoraggiamento a me, a te, a tutti noi, anche a te, amico, che mi stai ascoltando o che ascolterai questa registrazione. Quando vado in chiesa, quando sono alla presenza del Signore, lo Spirito Santo interviene e mi mette sulla ruota, perché vuole farmi diventare qualcosa di migliore, mi vuole istruire giorno dopo giorno. Perché? Perché mi ama. Non è facile, ma quello è il posto della trasformazione, quello è il posto della forma, quello è il posto dove si diventa vasi del Signore. Dopo tanti anni che si va in chiesa, si pensa di conoscere tutte le soluzioni. Siamo arrivati ai capelli bianchi, sono stati fatti molti passi, fatto e udito molte predicazioni, fatto molte testimonianze, scalato montagne per il Signore, passato difficoltà di diverso genere, e poi qual è il pensiero? Sono arrivato, sono a posto. Non è così, non è così. Si scende dalla ruota solo quando siamo vasi adatti all'uso che il Signore Gesù ti vuole, mi vuole, ci vuole e mi vuole portare. E questo solo il vaso che conta ed è chiamato. Quello che accetta di stare ai piedi di Cristo e fare la sua volontà. C'è un verso che sono parole di Gesù, Matteo 24, 12 e 13, che dice: l'iniquità sarà moltiplicato, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Adesso vediamo all'altro passaggio dell'argilla, il forno. Quando il vaso viene tolto dalla ruota, arriva il momento del forno, della fornace, del fuoco. Quando il vasaio mette i suoi vasi nel forno, si possono toccare l'uno l'altro, devono stare fermi ognuno al suo posto, separati. Lo Spirito Santo, fratelli, in questo mi ha fatto vedere una cosa. Io, quando sono in una determinata prova, devo avere un rapporto diretto con mio Signore. Il mio fratello, il mio amico che è a fianco a me sta facendo la stessa cosa. È il Signore che in quel momento mi sta trasformando. È il Signore che mi sta lavorando. Il fuoco dello Spirito Santo che mi sta cambiando, mi sta consolidando. Ed è mio, è personale. La ruota è sempre lì, attuale, come anche il fuoco e il forno. Ma il Signor Gesù, il grande vasaio, dice ancora oggi a tutti noi: cosa posso fare con te? Non posso fare come ha fatto il vasaio? Io rispondo per me. Tu fratello, tuo amico, tua sorella risponde per te. Soltanto Gesù può farci diventare il vaso che vuole che noi siamo. Possiamo essere i primi della classe. Possiamo essere degli intraprendenti in ogni campo, possiamo avere una brillante, stupenda carriera, ma non potremo mai essere degli vasi ad onore finché non saremo disposti a lasciarci lavorare del Signore Gesù. Lavorati dalle sue mani, lavorati da quelle mani che hanno amore, sì, sono amore, perché Lui ti ama, ci ama, mi ama. Di una cosa sono certo, e questo sicuro non mi puoi smentire: Dio è fedele, il Signor Gesù è fedele. Rimaniamo sulla ruota, passiamo pure attraverso il fuoco, lasciamo che il Signor Gesù ci formi, ci renda dei vasi che possono essere da Lui usati, e vedremo la gloria del Signore, vedremo la gloria di Dio. Io potrei fermarmi qui, che abbiamo detto tanto, però volevo velocemente
rubarvi ancora una decina di minuti. Vasi di terra per la potenza di Dio. E come riferimento prendiamo 2 Corinti 4,7. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Tutti noi abbiamo visto e abbiamo in casa nostra un coccio, un vaso di terracotta. Nella nostra regione del sud, e in tutto il Mediterraneo, viene ancora oggi usato nelle campagne per tenere l'acqua in fresco, o il vino, o l'olio che esso sia. Ancora più spesso lo si può vedere su tanti balconi, dove ci sono dentro gerani e ogni sorta di fiori. Il coccio è molto fragile, forse anche più del vetro. Si può facilmente sbeccare, scheggiare o spaccare. Ha poco valore in se stesso, perché spesso non ha nessuna decorazione particolare, ma è semplicemente argilla che è stata impastata, modellata dal vasaio e poi cotta nel forno o lasciata asciugare al sole. La Bibbia usa più volte questa immagine del vaso di coccio per rappresentare la mia, la nostra, la tua, la mia debolezza, la mia qualità di essere uomo. Con questo voglio dire fragilità, debolezza. Nessuna bellezza, nessuna decorazione. La parola afferma che come il coccio anche noi siamo stati tratti dalla terra e dalla polvere, l'abbiamo visto all'inizio. Genesi capitolo 2. E abbiamo anche visto in Geremia 8,6 come il Signore dice: ecco l'argilla nelle mie mani, così siete voi. Siamo vasi di terra nelle mani del Signore. Egli ha formato il primo uomo dalla polvere e gli ha dato un alito di vita. Ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Siamo e rimaniamo fragili perché siamo di quella polvere, di quella terra dalla quale siamo stati tratti. Esseri terreni, non esseri celesti. Questa è la ragione che dobbiamo noi ricordarci, che noi siamo di un'origine molto bassa. Siamo fragili, siamo impotenti alla presenza del Signore. Per questo dobbiamo chiedere al Signore che ci dia la forza di andare avanti, perché tutto quello che noi facciamo e ci passa per la testa è qualcosa di momentaneo, di fragile, che ha poco valore. Dovremmo certe volte andare con la nostra mente a quei luoghi dove ci sono difficoltà, sofferenze, disabilità, per capire veramente chi siamo e non pensare di essere delle grandi cose, delle grandi persone. Faccio un esempio: ospedale dei bambini, case anziane, case per disabili, ci farebbero veramente ridimensionare l'immagine che io ho di me stesso. Ma ancora di più? Lo stiamo vivendo oggi, in questi giorni, in questo momento, in questi ultimi mesi. Basta un virus invisibile che ci crea uno squilibrio, qualcosa che improvvisamente cambia completamente la mia e la tua vita. Da un giorno all'altro ci possiamo ritrovare in un letto d'ospedale con una malattia, qualcosa di grave, invalidante, che cambia completamente le mie prospettive, il mio futuro. Lo sapete che la Bibbia ci dice che c'è stata una persona che è passato per questa ruota? Si chiama l'Apostolo Paolo. Ha imparato bene la lezione dei vasi di terra, la sua vita è stata trasformata, capovolta dalla mano di Dio e ha fatto di lui. L'incontro con Gesù sulla via di Damasco lo ha reso invalido perché ha provocato in lui un problema
alla vista duraturo, 3 giorni. Questa menomazione fisica ha ridimensionato il suo orgoglio e lo ha obbligato a dipendere da altri. Ma torniamo al nostro verso. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra finché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi, a me e a te. Dio si è servito delle avversità della vita di Paolo per portarlo, possiamo dire anche obbligarlo, a concentrarsi su quello che era la potenza di Dio e non le sue qualità. Cosa diceva l'Apostolo Paolo? Io sono fariseo, famiglia nobile. Io sono nato da, ho fatto queste scuole, ho frequentato questi personaggi, queste sono le mie convinzioni religiose, eccetera, eccetera. Il Signore ha rotto quel tipo di vaso e ne ha fatto un altro di vaso, molto più bello, molto più potente. Cosa possiamo trarre noi da questa esperienza di Paolo? Anche tu ed io abbiamo dei punti deboli, delle fragilità, dei difetti, degli squilibri, dovuti magari a carattere, poco importa. Se noi ci affidiamo al Maestro, al Signore Gesù, saremo trasformati. Io e te, noi tutti ci conosciamo molto bene, almeno spero. Ma ti voglio dire una cosa oggi, il Signore Gesù ti conosce ancora meglio. Pensiamo di poter nascondere le nostre imperfezioni, i nostri difetti, i nostri peccati per raggiungere il successo? Pensiamo proprio di riuscire a dimostrare a tutti che siamo migliori basandoci sulle nostre autosufficienze? Come cristiani abbiamo compreso che Dio è colui che cambia la nostra vita, che ci trasforma, tuttavia molto spesso lo dimentichiamo o facciamo finta di niente e tendiamo a dimostrare che siamo persone speciali. Vogliamo dimostrare che siamo dei buoni cristiani e questo ci fa indossare delle maschere, ma, e c'è sempre questo ma, nella mia e nella tua vita, le persone che mi stanno accanto e ti stanno accanto, che ci stanno accanto, ci conoscono, sanno benissimo chi sono, chi siamo. E tutta questa parata di perbenismo, di belle parole, di bella presenza, a cosa serve? Sono loro che dicono, ma la realtà è tutt'altro. Cosa stai dicendo? Cosa vuoi dimostrare? Se avvengono dei cambiamenti in noi, non è certo per merito nostro. Qualsiasi cosa cambia nel nostro comportamento, nelle nostre situazioni, sarà solo per grazia e per merito del Signor Gesù, che utilizza la nostra debolezza per dimostrare la sua potenza. Ancora, allora anch'io posso dire, anche noi possiamo dire, come disse l'Apostolo Paolo ai Filippesi 4, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Tutto questo affinché questa grande potenza non sia da me, ma che venga da lui. Il mio cambiamento, il tuo cambiamento non può essere attribuito a noi stessi, perché la gloria del cristiano deve essere solo nel Signore. Allora qualcuno potrebbe dire, cosa devo fare? Considerando la mia, la tua, la nostra debolezza, quello che ci fa soffrire di più, che ci fa sentire inadeguati, carenti, consideriamolo come qualcosa di peccato da toglierla, da condannare, da giudicare. Poi andiamo ogni giorno ai piedi del Signore Gesù e chiediamo al nostro grande vasaio di modellare quella debolezza che è nella mia e nella tua vita a suo piacimento, per dimostrare la sua potenza e la sua volontà. Quella che è una debolezza, portiamola ai piedi del Signore e Lui ne farà una forza
trasformata, modellata da Lui, perché si diventa un vaso nuovo, un vaso diverso. Ci vorrà probabilmente del tempo, forse anche tanto tempo, perché i cambiamenti non sono a schiocco di dita, ma un giorno, guardando indietro, guardando al passato, sarò stupito di constatare quanto e come sei cambiato, ma in meglio. Ci renderemo conto come Dio ha compiuto un'opera che tu e Dio non saremmo mai stati in grado di compiere. Nel frattempo abbiamo imparato una cosa speciale, importante. Abbiamo imparato a dipendere dal Signore Gesù. E ho questa fiducia, e con questo voglio concludere, Filippesi 1,6, ho questa fiducia che colui che ha compiuto in voi un'opera buona la condurrà a compimento finché sia arrivato il giorno del Signore. Che il Signore ci benedica. Amen. Alleluia Gesù, alleluia. Gloria a te, Signor Gesù, alleluia. La parola di oggi per noi tutti è stata forte perché ci porta a interrogarci se veramente abbiamo dato spazio e stiamo dando spazio al nostro Signore, al nostro Dio di lavorare nella nostra vita. Posso io fare con voi quello che ha fatto questo vasaia, quello che è la domanda principe questo giorno, alla mia vita, alla tua vita? E quindi vogliamo rispondere al nostro Signore. Ognuno può rispondere: voglio veramente rimanere nella forma? Voglio rimanere sulla ruota a farmi lavorare da Dio? O voglio andare avanti in modo caparbio, come fecero altri? Se voi andate a leggere i versetti seguenti, spiegano la situazione di quel momento, che è la stessa di quella attuale al mondo di oggi. Ma Dio ha voluto parlarci in modo particolare, perché da me e da te vuole qualcosa di diverso. Sapete cosa vuole? Vuole farci un vaso diverso, un vaso ad onore nella sua casa. Immaginate un vaso a disonore, quanto tempo ci può stare nella casa di Dio? Io penso che è molto poco. Allora la domanda è, ognuno se la può porre: voglio io diventare un vaso d'onore? Voglio essere veramente un vaso d'onore nella casa di Dio? È vero, siamo argilla, abbiamo sentito, ma questa argilla possiamo fare in modo che Dio la lavori. Non noi, ma Lui. Lui lo farà, Lui è il vasaio. Alleluia. Diamogli questa opportunità. Diamo la nostra vita nelle sue mani, Lui farà il resto e Lui compie l'opera. Alleluia. È vero che ci sono circostanze che ci portano a dire: ma io ho sbagliato, ma io non riesco, ma io... Allora l'invito che ti posso fare e che ci è stato fatto dalla parola di Dio è: rimani sulla ruota, Dio farà il resto. Non fa niente che si è rotto qualcosa, Lui riprende l'argilla, la lavora e porta a compimento il suo disegno. Alleluia. Grazie, oh Padre. Grazie ancora per questa mattina. Grazie per la tua parola. Noi avevamo chiesto la tua parola e tu ce l'hai mandata e noi la vogliamo fare nostra. Alleluia. Vogliamo dire sì, Signore. Siamo veramente argilla. E cioè non siamo niente, non siamo che terra, non siamo nulla. Ma tu ci hai creato, alleluia, come creasti Giacobbe, alleluia. Ma tu hai voluto fare di più, alleluia. Hai detto: io ho creato Giacobbe, ma ho formato Israele, alleluia. E quello che vuoi fare con il tuo popolo, formarlo per essere dei vasi ad onore, alleluia, nella tua casa. E noi questa mattina ci presentiamo davanti a te, oh Signore, con tutte, diciamo, le nostre necessità, i nostri errori, i nostri sbagli, i nostri peccati. Vogliamo dire: Padre, perdonaci, alleluia, perdonaci. Ma prendi questo vaso di terra, alleluia, e
fanne un vaso d'onore, alleluia, e costi quello che costi. Abbiamo sentito che sulla ruota, alleluia, non sempre le cose vanno come vogliamo noi, come sono i nostri pensieri, ma oh Signore, vogliamo oggi dire ci vogliamo sottomettere alla Tua volontà, alleluia, anche a volte se dobbiamo sopportare, così come fece l'Apostolo Paolo, alleluia. Ma, oh Signore, noi abbiamo l'esempio più grande che ancora, oh Signore, sono gli apostoli, ma ancora di più Gesù, alleluia, il quale è venuto sulla faccia della terra, alleluia. E noi abbiamo il dovere di seguire quelle orme, come disse l'Apostolo Pietro, alleluia. Grazie, oh Padre, grazie perché Tu dai delle opportunità, alleluia, ai Tuoi figliuoli. Tu parli ai cuori di tutti noi, perché vuoi il meglio da noi, vuoi il meglio per i Tuoi servitori, alleluia. Vuoi dare, alleluia, benedizioni abbondanti, alleluia. Grazie, Padre, grazie per questa Tua parola, alleluia, perché la parola, oh Signore, è grande, è meravigliosa, è quella che ci arricchisce, è quella che ci cambia, è quella che ci dà vita, alleluia. Noi la vogliamo ricevere questa mattina, vogliamo dire sì, amen, alleluia. Vogliamo seguirti secondo la Tua parola. Io ti chiedo, Padre, benedici ognuno di noi. Benedici noi che siamo qua, oh Signore, ma anche coloro che sono a casa e che stanno seguendo. Benedici coloro che, oh Signore, sono lontani. Benedici, oh Signore, coloro che forse un domani ascolteranno questa parola, forse capiterà sotto mano questo video, ascolteranno, Signore, io chiedo compungi il loro cuore, compungi il cuore, oh Signore, di questo mondo che non comprende la parola del Vangelo, che va accettata, va fatta propria, non comprende che Gesù è morto anche per loro, alleluia. Preghiamo per loro, Signore, perdona, oh Signore, arriva tu con la Tua parola, la parola forte della potenza del Vangelo, affinché possa cambiare, alleluia, e possa veramente portare del frutto, alleluia, che dia la gloria a te solo, oh Signore, a te solo, non a noi, come disse il salmista, non a noi, ma a te, oh Signore, a te la gloria e l'onore, benedetto sia in eterno. Amen. Amen. Alleluia. Grazie. Grazie, Signore Gesù. Amen. 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 Alleluia. Quindi riteniamo ferma la parola di Dio e meditiamola. Io vi invito ad andare su YouTube. Ci sono dei video che fanno vedere come lavora il vasaio. Ce n'è uno in particolare che fa vedere da quando si prende la terra, l'argilla, la si va a cercare, fino a quando si mette il vaso nel forno, come abbiamo sentito, e come avviene tutta la lavorazione, no? Così come abbiamo sentito. Lì la vediamo in forma video, così che ci possiamo fare un'idea ancora migliore, e quindi ricordarci anche meglio di quello che è stato parlato questa mattina, perché è molto importante, molto importante. Non scendere dalla ruota, rimane sulla ruota. Qualsiasi cosa succeda, rimani sulla ruota, perché altrimenti non potrai mai diventare un vaso d'onore. Ma, oh Signore, grazie per la Tua parola, perché questa mattina ci hai parlato opportunamente proprio per questo motivo, perché possiamo essere trasformati alla Tua gloria. Grazie, grazie, oh Padre, grazie. Grazie a voi per l'ascolto. Dio vi benedica. Benedica tutti. Pace, pace a tutti.